Amiche della Fioraia, buongiorno. Sono la nuova sostituta della Fioraia pazza. Non so se vi andrà bene lo stesso. Vi posso insegnare come realizzare un post oggi. No, non è vero. È che la Fioraia, so che non ve lo vi dirò una cosa nuova, ma è in ritardo praticamente. E quindi mi ha detto: intrattieni tu le mie amiche per il momento, e quindi eccomi qui. Non vi preoccupate, non starò io a mostrarvi le novità di oggi perché non sarei in grado di intrattenere bene come fa la fioraia. È che questa mattina ha avuto un piccolo incidente con i suoi occhiali perché è successo che Penny ha rotto i suoi occhiali. Successo così, e quindi ha una lente sì e una lente no. Quindi questa mattina c'è stato questo incidente. Allora vi presento l'ospite speciale di questa puntata. Sì, esatto, si sta facendo bella. Esatto, ancora non avete visto il massimo del suo splendore, cioè quando si scende le scale con i suoi bigodini, ma un giorno ci arriverete. Ecco, allora vi presento l'ospite speciale di questa puntata che è la Fioraia. Ecco. Amiche della Fioraia, buongiorno. Ho avuto un incidente, mi sono rotti i bottoni del vestito. Ho dovuto fare un cambio molto, molto rapido. Allora, intanto vi saluto tutte quante. Prima di tutto voglio più inquadratura sul tavolo e meno inquadratura. No, eccolo qua, ecco, sì, così, così già mi piace di più. Perfetto, adesso mi mettete anche dritta se non mi viene il mal di mare. E adesso partiamo. Ciao, aspetta, leviamo le brutture, le mascherine, perché mi devo sempre tenere le mascherine pronte, perché questa è una casa dove viaggia un sacco di gente avanti e indietro. Io devo essere sempre tranquilla di avere la mascherina, quindi me la tengo attaccata al pomolo del mobile, che però insomma mi rendo conto che non è il massimo dell'eleganza. Allora, come vi avevo promesso la volta scorsa, questa volta vorrei fare un'integrazione di un videocorso che in tantissimissimissime avete acquistato nelle settimane precedenti, che è il videocorso dell'ortensia, in cui veniva sviluppata un'ortensia in ramo, un'ortensia come collana e un'ortensia come bracciale. Diciamo così che, siccome sono una che non ama gli sprechi, vorrei che voi con quel videocorso possiate fare più cose possibili, e soprattutto che lo possiate godere proprio appieno. Perché, come vi ripeto, essendo una che non ama gli sprechi, non amo che un videocorso venga visto una volta, due, fatto il ramo, riposto il videocorso, facciamo dell'altro. No, con quel videocorso, questa volta qui, vi do uno spunto. Non voglio dire che ve lo insegno, perché sono cose molto semplici e molto probabilmente intuitive, insomma, per voi, soprattutto se avete acquistato il videocorso e già avete capito come lavoro io queste ortensie. Allora, manca alla Pasqua poco meno di un mese, insomma, questione ormai di poco, e volevo darvi uno spunto pasquale con le ortensie. Allora, voi vi domanderete anche che cosa faccio con questo pezzo di ferro gigantesco. Questo ve lo mostrerò in un secondo momento, perché è una cosa che volevo appunto farvi vedere in questa diretta, giusto perché mi piace sempre avere una piccola cosa da mostrarvi, da insegnarvi, così, giusto per dare un senso, insomma, anche a questi nostri incontri. Allora, che cosa andiamo a fare oggi? Allora, chiedo gentilmente ai miei collaboratori di passarmi, ecco qua, anzi, guarda, me lo faccio passare da sola, eccolo qua, il primo ospite della nostra diretta. Allora, questo è quello che possiamo definire
un uovo ortensia. Questo è un uovo ortensia lavorato con tre tonalità di colore. In questo caso abbiamo lavorato il blu, lo smeraldo e l'azzurro carta da zucchero. Carta da zucchero, e che sono colori nuovi. Adesso non state a mi chiedere se i colori nuovi sono stati pubblicati da Caterina, perché questo non ve lo so dire. Però questi sono colori che a me piacevano molto insieme, ricordano un po' i colori del mare che vi abbiamo proposto la settimana scorsa, che tra le altre cose sono piaciuti tantissimo. Io sono sempre molto titubante perché essendo abituata a tutt'altri tipi di colori, a tutt'altre gradazioni, ho sempre paura che possano non piacere, invece poi insomma ho visto che voi siete forse più aperte di me anche a delle cose, alle cose nuove. Questo uovo avrei potuto metterlo su un anello di polistirolo, ma mi era sembrato troppo banale. Allora ho voluto preparare un supporto per quest'uovo che avesse un qualcosa di un po' diverso, no? Allora che cosa facciamo? Facciamo che oggi insieme confezioniamo questo supporto per l'uovo. Naturalmente non confezioneremo pezzo per pezzo tutti quanti i fiori, perché i fiori altro non sono che i calici che voi conoscete già molto bene perché fanno parte del videocatalogo 2020. Questi sono la versione ridotta che abbiamo poi fatto in un secondo tempo, che abbiamo rivisto quando abbiamo fatto i mughetti, diciamo così, è una rivisitazione di questo calice. E mi pareva più simpatico, diciamo così, che il nostro uovo potesse stare un po', diciamo così, sospeso, un po' mosso, un po' così avesse più movimento, anche perché adesso poi vi presento anche gli altri colori. È sempre possibile fare magari un po' di movimento, un supporto più grande, uno più piccolo, eccetera, e utilizzarli proprio come centrotavole, insomma. Anche perché oggi è l'uovo, domani è la palla di Natale, che potrà essere sempre a base di ortensie, perché tutto sommato, insomma, cambiando i colori, cercando colori magari più natalizi o colori più che magari sono più consoni alla vostra preparazione natalizia. Si cambia l'ortensia, si mette una bella palla, ma invece che appoggiare in maniera statica su un polistirolo, lo mettiamo su una struttura, diciamo così, un po' più mobile. Questo è il nostro uovo, diciamo che noi abbiamo chiamato azzurro, forse, o forse blu, adesso me lo dirà Caterina perché già, non me lo ricordo più, e corrisponde ad un kit, cioè c'è un kit in cui voi, se desiderate appunto avere questo risultato, avrete nella confezione l'uovo, in questo caso è un uovo apribile, un uovo di 15 cm di altezza, i tre colori che sono stati utilizzati per la confezione delle ortensie. Poi c'è un pezzetto di tubolare di maglina verde, un colore assolutamente neutro che sta benissimo con tutte le nuance, tutte le tipologie di colori che abbiamo scelto. Con questo si infila dentro l'uovo, insomma, ma questo non penso che sia una cosa che possa rappresentare un problema. L'uovo si infila dentro nel tubolare, poi si chiudono sopra e sotto le parti finali e l'uovo è fatto con un impegno di 0,2 secondi probabilmente. Ecco, dopo che cosa c'è per voi? C'è un bel sacchettino con 100, adesso dirvi con precisione, mi pare un 140 chiodini. C'è il sacco delle perle, anche queste qui sono tutte quante, sono quelle che vi serviranno in abbondanza chiaramente, perché poi io posso avere fatto questo uovo con 120 fiori di ortensia. Chi lo tiene più stretto ne avrà bisogno di più, chi lo terrà più lento ne avrà bisogno di meno, comunque insomma si cerca di mettere un 130-140 per perle.
Questo è il nostro uovo e questi qui sono i colori che ci servono per fare usare questa nuance, diciamo, di colori. Ecco, Katia dice giustamente che si farà questo regalo per non pensare alla zona rossa. Ecco, noi non pensiamo alla zona rossa, pensiamo alla zona arancione, ma comunque, insomma, torniamo indietro anche noi. Penso che ormai questa altalena stia durando da tanto tempo e che comunque con lavorando, impegnando comunque la mente in altre cose, magari, diciamo così, il tempo ci può passare anche un pochino meglio. Allora, questa era la prima nuance, diciamo, di proposta di Ovetto. Adesso passiamo alla seconda. Allora, questo, siccome ho il valletto qua, il valletto, diciamo così, eccoci qua, al valletto poi richiederò quando sarà il tempo quella. Ecco qua. Adesso passiamo al giallo. Adesso passiamo al giallo che è il grande protagonista di questa primavera. Perché la primavera della fioraia è assolutamente gialla, nonostante appunto io abbia sempre avuto un po' paura, diciamo, di questo colore. Ah, senape, scusate, abbia sempre avuto paura di questi colori qui perché mi pareva sempre fossero troppo. Invece, poi alla fine, quando li lavori, per esempio, questo qui è stato lavorato con il senape, con il bordeaux, con il, cos'è, il sangria. E la ruggine, ecco, vedi, ho un altro suggeritore ancora. Lavorando questi colori insieme, il risultato è assolutamente festoso, insomma, allegro, giusto per la primavera, giusto per la tavola di Pasqua. Ho appoggiato il tutto sempre a una struttura, diciamo così, un po' fatta come a molla che mi tiene il mio uovo, me lo tiene in maniera più sollevata, molto più così meno statica, diciamo, del solito giretto di polistirolo e questo mi è piaciuto moltissimo. E adesso, quando ho finito di presentarvi l'ultimo uovo, vi farò vedere come ho preparato la struttura. Allora, che dire di questo uovo? La spiegazione di queste ortensie, allora, i fiori sono incollati. No, appunto, stavo spiegando un attimo. Esiste una fustella, mi piacerebbe rose beige. Allora, la fustella esiste e io poi, se voi mi scrivete in posta privata su Facebook, vi mando le foto e le indicazioni per acquistare la fustella. E grazie Anto per l'apprezzamento per l'uovo senape. E anche a Marta, perché insomma vedo che sono piaciuti, che ho appunto avuto delle rassicurazioni, perché sì, per me, insomma, essendo colori così un po' più, diciamo, più forti, più vivaci del solito, magari un po' all'inizio mi spaventavano. E in ogni caso vi voglio far vedere anche queste due uova vicine, come sono, che vi parlavo appunto del centro tavola pasquale. Questi due colori, queste due tonalità di colore, pur essendo completamente diverse tra loro, insieme secondo me fanno una bellissima figura. Allora, vi ripeto che anche per quanto riguarda questo uovo, il kit è un kit che presenta appunto naturalmente la base dell'uovo di polistirolo, i tre, diciamo così, voi. Quando ricevete questo kit, non avete bisogno più di niente. Vi potete chiudere in casa, zona arancione, gialla o rossa, vi chiudete in casa, non avete bisogno di uscire a prendere pezzetti vari, perché qui avete in questo kit tutto quello che vi può servire. Qui ci sono le tre tonalità di colore, che sono il senape, il ruggine e il sangria. Questi tre colori insieme sono quelli che io ho utilizzato per fare il nostro uovo, diciamo così, che abbiamo denominato senape. Cosa vi devo dire di molto importante? Chi ha acquistato il videocorso dell'ortensia un paio di settimane fa, ha
tutte le istruzioni, non dico per fare l'uovo, ma per preparare il fiore. I fiori che io ho utilizzato, la preparazione dei fiori che io poi ho utilizzato per l'uovo, sono quelli che voi trovate nelle indicazioni per fare la collana e il bracciale. Cioè, quindi nel videocorso, che è diviso in ramo, bracciale, collana e poi erbario, voi trovate nella parte dei, ecco, lo sapete che non mi dovete distrarre perché poi mi perdo via. Voi dovete andare sulla parte che vi spiega collana e bracciale, perché lì avete i piccoli segreti che servono per fare l'uovo. Chiaramente, invece che il filo di ferro, userete il chiodino che vi do io personalmente. Anche filo di ferro e tubolarino per ricoprirlo. Tutto, tutto rosa. Tutto quello che io vi sto mostrando adesso, che è dentro nel kit, e cioè i velluti. I velluti sono per il taglio di una quantità maggiore di fiori rispetto a quelli che io ho usato, eh? Questo io ve lo voglio dire perché non voglio che vi troviate a mandarmi magari qualche maledizione perché non riuscite a finire l'uovo. Quindi avete sempre qualcosa in più. C'è l'uovo, c'è il tubolarino, tubolare aperto, dove voi infilate l'uovo. Qua ne ho già uno infilato che vi faccio vedere. Un tubolarino di maglina verde, verde chiaro, verde proprio primaverile. E vi posso anche dire di più: se voi non avete voglia di fare tutti i fiori, potete fare la parte, rivestire la parte alta, rivestire la parte bassa, lasciare vuota per esempio la parte centrale e con la tecnica che vi ho insegnato un paio di settimane fa, quando abbiamo fatto l'erbario, forse anche 3 settimane fa, la tecnica di scrivere il nome, potete scrivere Buona Pasqua, potete scrivere felicità, gioia, non lo so, benvenuto, cioè il vostro nome. Potete scrivere nella fascia centrale, magari che lasciate vuota senza fiori, potete scrivere qualche cosa con il tubolarino e il filo di alluminio piccolino che è dentro appunto, cioè che passa dentro al tubolare, giusto se non avete voglia di riempire tutto quanto di fiori, che vi pare magari troppo. E che dire, appunto, anche qui c'è il tubolare, ci sono una bella quantità di chiodini e una bella quantità di perle, in modo che voi possiate essere appunto serene che nel momento in cui voi vi sedete non avete bisogno più di niente altro. Un ago e un filo sicuramente per chiudere il tubolare, ma nient'altro. Quindi direi che è un lavoro che per esempio potete fare coinvolgendo le vostre bambine, i vostri figli, perché è una cosa simpatica, si fa con i chiodini non sono spilli, non sono aghi, non pungono, quindi vi fate infilare magari le perline, le cose, insomma, può essere un lavoro anche da fare insieme con i figli, che comunque è sempre una cosa che va benissimo fare perché riempie le giornate vostre, le giornate dei vostri bambini e fa lavorare insieme, che secondo me è la cosa più bella. Detto questo, adesso ci è rimasto un altro uovo. Questo è un uovo orfano, nel senso che non ha la sua struttura di base. Questo è un uovo che appoggia, come vi dicevo prima, su una struttura di polistirolo, che è quella che mi serve, che mi serve per sostenerlo adesso, perché la base di questo lo andiamo a preparare adesso insieme. Per tagliare il fiore, scusa, io ho un segretario praticamente che non mi serve perché non mi dice niente. Allora, per tagliare il fiore ci sono delle fustelle, oppure si può passare alla parte manuale e tagliarlo a mano. Qualche giorno fa ho pubblicato un piccolo video per insegnare a fare questo lavoro. Antonella mi chiede: alluminio per il supporto non è compreso nel kit? No. Ne serve, adesso ve lo dico subito, ne serve 1,5 metri. Adesso vi do tutte quante le misure per quanto riguarda il supporto. Allora, questo è l'uovo rosa, l'abbiamo chiamato l'uovo rosa. È un uovo rivestito con fiorellini Bordeaux, rosa, scusate, sangria rosa antico
E Rosa. E secondo me è sempre molto, molto d'effetto. È lo stesso, diciamo, la stessa combinazione della mia Ortensia collana. Grazie a Enza, grazie che mi fa un complimento. Questi colori mi pare siano piaciuti e sono, come vi ripeto, tutti colori che anche insieme stanno molto bene, perché sulla vostra tavola, anche fossero questi tre colori, sarebbero belli, sarebbero allegri, sarebbero di una tavola festosa, di una tavola difficile scegliere. Ecco, ho visto che una nostra amica ha chiesto il prezzo di questo kit. Il prezzo di questo kit è di 26 euro. Diciamo che abbiamo cercato di tararci più o meno sempre su un prezzo più o meno simile sempre. Chiaramente il prezzo del singolo materiale sarebbe maggiore. Adesso non ricordo esattamente se 28 o 29 euro, ma l'abbiamo messo per appunto chi acquista il kit tutto quanto insieme a 26 euro. Il tessuto è l'equivalente di 36 centimetri di velluto. Allora, io adesso in questo momento vi volevo mostrare, prima di passare poi alla confezione della base, diciamo, vi volevo far vedere quello che è il materiale che è contenuto anche in quest'ultimo kit, in quest'ultimo uovo. Allora, no, in quest'ultimo kit. Allora, questo è il nostro sangria, questo è il rosa antico e questo qui è il rosa. Il rosa, io so che voi fate magari un po' fatica a vederlo nel suo colore reale, perché sembra quasi bianco. Invece è una tonalità di rosa che, devo dire la verità, è uno dei più belli che io ho trovato. In questo momento c'è questo bagno di rosa, che è davvero bellissimo, è delicatissimo, sta molto bene con gli altri colori e non è troppo chiaro, ha un colore molto particolare e ben definito, insomma, ecco, mi spiace perché sempre quando poi si vanno a mostrare, a fotografare, insomma, i colori sembrano sempre un po', diciamo così, alterati. Comunque, sangria, rosa antico e rosa, l'uovo apribile. Quindi voi molto probabilmente lo riceverete aperto per una questione di spazio e anche di fragilità, che appunto quando è aperto è meno fragile, diciamo così. E poi perline, chiodine, chiodini e il tubolare, perché non vi do, voglio dare nemmeno l'incombenza di cucirvi un pezzo di velluto. Le spese di spedizione sono comprese. No, Luigi, le spese di spedizione sono di 8 euro e non sono comprese nel kit. Però se superi gli 80 euro di spesa, le spese di spedizione sono gratuite. Questa è un'offerta che mettiamo a disposizione delle nostre clienti che magari hanno bisogno di un po' di materiale e magari, non lo so, arrivano a 75, a quel punto lì ci mettono un altri 5 euro di cose e hanno la spedizione gratuita. Allora, questo è il kit che noi abbiamo denominato Rosa e lo mettiamo un attimo da parte perché volevo mostrarvi la mia è una collana, Nicoletta. La mia è una collana che io ho fatto con le spiegazioni del videocorso dell'Ortensia. È una di quelle collane rigide che a me piacciono tantissimo. In realtà è lavorata con il filo di alluminio, che è sempre molto morbido e prende la forma della spalla, del corpo, perché te lo puoi adagiare come preferisci. E questi sono dei fiori di ortensia che sono spiegati appunto nel videocorso e nel videocorso del ramo di ortensia e naturalmente è molto più piccola di quello che è il ramo di ortensia, che è enorme. Adesso dirti esattamente quanti fiori ci ho messo, la do immediatamente al mio segretario che conterà i fiori e ci dirà quanti fiori ci sono nella collana, così che io poi ve lo possa dire e voi possiate farla, perché la spiegazione, vi ricordo, è sul videocorso.
Allora, prendiamo il materiale per fare il supporto. Anche io voglio fare il supporto. Allora, siccome io immaginavo che voi in tante avreste voluto fare il supporto, oggi mi sono preparata il materiale per farvelo vedere. Allora, che cosa ho preso? Ho preso un filo di ferro di alluminio da 4 mm, cioè il più grosso che c'è. Allora, Antonella mi dice appunto che, cioè che dovrei fare anche un kit per quanto riguarda, da quello che capisco, anche lei lo chiama l'ambaradan, ma immagino che sia il supporto. Allora, eventualmente voi me lo a parte che tutti i materiali per farlo sono in vendita sul sito, però eventualmente se ne avete la necessità, non avete voglia di mettervi, me lo chiedete e io come lo chiedete appunto in posta privata, io vi posso dare una mano per prepararlo. Comunque, io intanto vi dico il materiale che serve. Allora, aspetta un attimo che partiamo. Allora, ci va 1,5 m di filo di alluminio di grossezza 4 mm, quindi un filo piuttosto grosso. Adesso io ve lo faccio vedere. È un filo abbastanza grosso, direi che è uno dei più grossi, ma con questa grossezza, se fosse di ferro, non riuscireste neanche a piegarlo. Invece l'alluminio, che è chiamato il ferro dolce, voi lo potete modellare a mano, liberamente, proprio a mano libera, senza né pinze né niente, in maniera assolutamente semplice e veloce, ed è da una grande soddisfazione perché poi invece ha la tenuta del ferro, nel senso che mi sostiene l'uovo, come vedete, pur essendo un filo di alluminio. Allora, che dire, io ne ho tagliato già un metro e mezzo, dopodiché l'ho rivestito con il tubolare di licra. Questo è il tubolare di licra in vendita sul sito della Fioraia, www.lafioraiapazza.it, anzi.com, è in vendita a metraggio e io ho rivestito, l'ho fatto prima della diretta, chiaramente per non farvi perdere del tempo, vi faccio vedere come lo chiudo. Quando io ho finito, chiaramente questo va comprato quei 10 cm in più perché mi serve per fare i nodi alla fine. Se non volete fare i nodi di chiusura, lo potete chiudere con un punto di ago e filo, diciamo così. Io lo chiudo per questione di velocità, per velocizzare, anche perché il nodino alla fine è sempre una cosa carina. Allora, io ho fatto un nodo alla fine e uno l'avevo fatto dall'altra parte. Poi, siccome non mi piace vedere queste eccedenze, così via una e via anche l'altra. Andate pure raso perché tanto non succede niente. Niente, ecco qua. Allora comincio a lavorare. Ecco, l'importante è lavorarlo sempre, diciamo così, massaggiandolo, ecco, non dando dei giri secchi, perché aspetta che mi creo dello spazio, perché quando si lavora poi è sempre necessario avere dello spazio. Hai contato i fiori della collana? Allora, il segretario ha contato i fiori della collana 20. e sono 20. Sono 20 e sono sempre raggruppati a mazzolini, a gruppetti, come vi ho insegnato nel videocorso. Ecco, mi rimetto la mia collanina perché col filo, come vi dicevo, di alluminio, poi lei si adatta a ogni situazione. Allora andiamo al nostro supporto, perché non vorrei mai essere rimproverata perché perdo troppo tempo. Ma mi ha fatto tanto ridere perché anche alcune mie colleghe mi hanno fatto vedere gli screenshot dei rimproveri che ricevono perché non sono abbastanza veloci a parlare. Allora, io comincio, ecco, a girare. Io spero che, sì, che voi riusciate. Mamma mia, pensa che Mara Proserpi mi adora. Insomma, dai, sono anche contenta di essere
Adorata. La lunghezza del ferro del tubolare. Il ferro è lungo 1,5 m e il tubolare è meglio tenerlo sempre quei 5 centimetri in più, 5-10 centimetri, in modo da poter fare i nodi. Se tu invece decidi di chiuderlo con ago e filo, non hai bisogno di avere nessuna eccedenza. Allora, io inizio a modellare quella che sarà la parte che mi dovrà sostenere l'uovo. Quindi, io so che ho un uovo di una certa dimensione. E quindi so che più o meno mi servirà questa dimensione. Se ce l'ho più grande, lo farò più grande, se l'avrò più piccolo, lo farò più piccolo. Io, siccome so di avere un uovo che mi deve essere accomodato in un posto più o meno così, poi posso fare anche delle prove, insomma, posso anche provare a posizionarlo, insomma, così. Dopodiché comincio a scendere a spirale, diciamo così, senza però tenere una spirale troppo larga, diciamo così. I giri sono, diciamo così, più o meno quasi quasi uguali, appena appena leggermente più grandini. E comunque sappiate che voi potete intervenire continuamente sul vostro lavoro perché il ferro è molto molto morbido, molto dolce, quindi lo potete correggere. L'importante, come vi spiegavo prima, è quello di girarlo, modellarlo sempre come massaggiandolo, no? Nel senso scaldandolo e facendo questi lavori così. Non piegate, non girate con troppa veemenza, perché dove voi fate una piega, lì farete una fatica tremenda ad raddrizzarlo. Una cosa vi voglio mostrare, perché questo qua è importante per chi poi fa questo tipo di lavoro. Il ferro va srotolato sempre così. Che non vi venga in mente di srotolarlo in questo modo, perché quando voi lo srotolate così, lo rovinate. Dopodiché non siete più capaci di rimetterlo a posto. Quindi il ferro va proprio srotolato come così. Questo ci tenevo a dirlo perché questo succede per tutti i ferri, anche il ferro, quello che voi, non lo so, qualcuno di voi ha acquistato il kit per fare le ortensie, c'era dentro il fil di ferro a rocchetti. Se voi tirate dal rocchetto in altezza, voi strozzate il ferro e quello lì non lo potete usare più. Ecco, comunque andiamo avanti qui con questo ferro da massaggiare. Allora, io sto continuando il mio lavoro e sono arrivata, diciamo così, praticamente alla base. Sono arrivata alla base. La base la fermo praticamente agganciandomi all'ultimo giro. Per quanto riguarda questo lavoro, io preferisco magari utilizzare una pinzetta. Dovete stare molto attenti e io vi consiglio questa cosa. Mettetevi qualcosa all'interno. Io per esempio prendo un pezzettino di licra, adesso vi faccio vedere. Prendo un pezzettino di licra, così, di tubolare di licra. Ne prendo un pezzettino così. E lo vado a inserire dentro lo inserisco così nella mia pinzetta. Perché faccio questo? Perché la pinza quasi sicuramente vi rompe il tubolare. Allora, i casi sono due: o fate prima il lavoro e dopo inserite il tubolare, che è un po' più macchinoso. Oppure fate, inserite prima il tubolare, dopodiché lo andate a lavorare, però proteggete il tubolare dalla pinza perché la pinza lo rompe. Ecco qua. Allora, così, un po' più, lo stringo un po' di più, un po' di più, un po' di più, e dopo lo fermo praticamente. Così. Gli faccio fare una U, diciamo, così, e
e lo fermo, lo aggancio come al. Ecco, questo non ha in realtà una utilità utile. In realtà lo faccio perché non mi piace vedere il ferro che finisce così. Allora lo finisco in questo modo, così per fargli dargli un po' diciamo, un po' più di eleganza, insomma, diciamo così. Ma come si chiama questo ferro? Non Questo te ferro è un rispondo. ferro di alluminio? Ah, vedi, vedi che per fortuna ho queste amiche che rispondono loro nel momento in cui ci sono le domande. Io vi ringrazio tantissimi, tantissimo perché sì, non sempre riesco a vederle, chiaramente. Filo di alluminio della collana è uguale. Sì, allora il filo di alluminio è sempre filo di alluminio, ma è più sottile, ma in vendita sul sito ci sono varie misure. Questo della collana è un 3, e è un filo 3 perché il 4 sarebbe troppo, insomma, il 3 è già sufficiente come filo di alluminio. Allora, intanto abbiamo preparato la base. Adesso io mi sono preparata i fiori. Dove si trova? Si trova Rossana, si trova sul sito internet della fioraia, alla voce filo di alluminio o alluminio. Adesso questo, stavo cercando di ricordare se diciamo nella lentina in alto a destra voi potete digitare filo di alluminio o alluminio, adesso non me lo ricordo più. Comunque, insomma, prendo il sito, poi tra gli accessori, insomma, lo trovate. Allora, io che cosa ho preparato qui? Io ho preparato dei rami. Con i calicetti piccolini, i calici che trovate nel videocorso nel videocatalogo, scusate, numero 20, 2020. No, è arrivata Caterina, volevo domandare appunto il filo di alluminio, sotto che cosa lo Filo trovano. d'alluminio Filo di alluminio o anche si chiamano o alluminio. alluminio, così mi dicono. Allora, questi sono i calici. I calici fatti con le palline da 2 centimetri, quindi rimpiccioliti rispetto a quelli, diciamo così, da 3 centimetri e mezzo, che erano i calici grossi del papavero che abbiamo fatto. Adesso io ho utilizzato due velluti che ho utilizzato poi nelle uova. Il giretto sopra, invece che farlo di licra, l'ho fatto di velluto in modo da sfruttare tutti i pezzettini, gli avanzi che avevo nella lavorazione. Invece che andare a prendere anche del filo di licra, ho fatto anche il contorno qua sopra con il filo di velluto. E questo è un lavoro che, devo dire la verità, mi ha dato proprio veramente tanta soddisfazione, perché questi rami, secondo me, sono proprio carini. Allora, cosa faccio? Io con questi vado a farmi la decorazione della mia base dell'uovo. Chiaramente lo devo fare per l'uovo rosa e ho utilizzato i fiori rosa. Allora, cerco innanzitutto un po' di modellarlo, gli do un po' di cose. Il sepalo del calice è fatto con una fustella. Sì, i sepali sono quelli come si chiama? Della fustella della stella di Natale della Sizzi, che è una delle più diffuse, una delle più facili da trovare. E meno male, la Girabucci, perché io mi sentivo veramente persa, non avevo ancora visto che c'eri Gina Bucci e adesso mi sento molto più tranquilla e serena. Allora, adesso vado ad attaccare io utilizzo per esempio del filetto di licra tagliato sottilissimo, 1 centimetro è già sufficiente perché questo è molto duttile e mi trovo molto bene a utilizzarlo per legare, altrimenti potrebbe essere, non lo so, anche un filo di ferro, insomma, però io mi trovo bene con questo e lo utilizzo molto spesso. Allora, io sto adesso legando, semplicemente legando il ferro il gambo, diciamo, del mio fiore. Lo lego bello fisso. La licra ha di bello che tu la puoi tirare quanto vuoi, non si rompe mai, chiude che è una meraviglia. Taglio via l'eccedenza. Ecco qua, posso tagliare ancora un po', ecco,
Così. Ecco, io di solito lo fermo in un paio di punti, lo fermo in un paio di punti, ma non 2 punti troppo distanti, 2 punti molto vicini. E perché questo? Perché mi piace che tutto stia molto morbido. Se io lo fermo all'inizio e lo fermo alla fine, questo qua mi starà completamente appiccicato alla mia struttura. Io questo non lo voglio perché il fiore mi piace che si muova, che sia libero, che sia tutto molto aereo, diciamo così. Allora, lo fisso, l'ho fissato in un primo punto qua. E in un secondo punto, diciamo così, a 5 centimetri. Allora voi dite, allora fissalo una volta sola? E invece no, lo devo fermare 2 volte, perché se lo fisso una volta sola se ne andrà dove vuole. Invece in 2 punti, anche che distino anche solamente 5 centimetri, il mio lavoro starà fermo, nel senso che non mi si staccherà dal lavoro, però allo stesso tempo mi permetterà di avere questo ramo che va per conto suo, come dovrebbe essere un ramo fiorito. E questa parte qui, che io di solito, come vi ho già mostrato altre volte, anche questa volta qua vi andrò a mostrare come fare un ricciolo. Eccolo qua. Abbiamo fatto un ricciolino che è comunque decorativo, è carino. E andrà a mescolarsi con le altre cose del. Questo che stai facendo è per me, visto che non c'è il kit. Antonella, me l'aspettavo, tu non hai più segreti per me. Tu cominci con la richiesta e dopo arrivi alla conclusione. Ormai ti conosco, ormai devo dire non hai più segreti. Allora. Il primo ramo lo abbiamo fissato. Come secondo ramo, cioè come seconda parte, prima di mettere il secondo ramo, metterò del verde. Il verde al quale io do un po' di. E invece, Antonella Ottavi, siccome sei talmente brava e talmente brava, dovresti tu fare le strutture per me, che non ho più tempo neanche di respirare. Allora, no, io fare le strutture per te. Allora, qui io metto in questo secondo giro, metto un po' di verde. E questo è il ramo animato. Il ramo animato io lo uso tantissimo e voi questo lo sapete. E la struttura del fiore, anche se in alluminio, la struttura del fiore è anche lei in alluminio ed è un alluminio molto sottile, circa sarà, mi pare sia quella da 2 centimetri, da 2 centimetri. Come? Millimetri, scusate, sì, 2 millimetri, direi che è uno dei proprio dei più sottili. Ecco, allora dicevo che il filo animato è una cosa che io uso tanto. Perché proprio per questa sua caratteristica di farmi sembrare le foglie quasi vere, perché sono tutte sollevate, non sono troppo attaccate al gambo. E qualche settimana fa in un video io ho anche mostrato come prepararle, come farle. E adesso forse qualche nostra amica. Ciao Assunta, ciao, da quanto tempo non ti vedo, adesso ti vedo che mi scrivi, mi fa un sacco di piacere, mamma mia, mi ricordi le giornate napoletane, i corsi che abbiamo fatto, mamma mia, che mi sembrano tempi che ormai si sono persi nella memoria della storia. Ecco, comunque mi fa piacere vederti. Ecco, diciamo così che io adesso, se fermassi questo in un punto solo, avrei una foglia che cade, però se io la fermo in un secondo punto, vicinissimo, perché il primo l'ho fermato qua, questo è il secondo punto e lo vado a fermare vicino, io ho questo che comunque resta libero ed è molto bello, però sta fermo e quindi lo vado a legare per. Lo vado a legare in questa con il filo di licra
Insomma, la legatura non è una cosa difficile, anche se non riuscite a vederla proprio bene bene da vicino. Mozart. Ecco, dovete sapere che Mozart, sì, non è sempre d'accordo che la penne gli porti via il suo posto. Ecco qua, questo lo posso, il gambo che avanza lo posso far correre lungo il mio lavoro, come posso farlo arricciolare come voglio, insomma, poi ecco. Adesso qua ho l'ultimo rametto. Dove lo posso mettere? Diciamo che lo possiamo mettere anche qui, nella parte più alta della mia struttura. Oh, ecco, Morena, sono contenta che tu sia contenta dei consigli che ti do oggi, perché sì. Ah, si cerca sempre di, appunto, di fare delle cose che vi possano piacere. A volte magari si fanno cose più che possono piacere di più, altre magari che interessano meno, ma insomma, io faccio il possibile perché voi siate contente. Adesso io sto fermando al terzo giro, diciamo, della mia spirale, il mio terzo fiore. Ma tutto questo, ragazze, naturalmente non è strettamente necessario, nel senso che voi potete poi fare le cose come preferite. Ecco, io addirittura qui fermerei in questo punto il mio lavoro come secondo punto di ancoraggio. Ecco qua. Per le fustelle, che foglia usi? Sempre quella dei sepali. È sempre la stessa fustella, sono tre misure, con la misura più grande faccio queste foglioline. Quella è una fustella veramente utilissima, devo dire la verità. Ecco, mi rompi le scatole fare la pubblicità alla Sizzi, che non si merita niente, però cioè, trovo che voi appunto ne abbiate la necessità delle fustelle per poter lavorare. Dunque, qui siamo arrivati, diciamo, a un buon punto. Aspetta, la guardo da davanti perché ho lavorato sempre dal dietro e adesso è giusto vedere anche da davanti che cosa ho combinato. Io avrei ancora un paio di margherite da inserire, e le margheritine, non so se ve lo ricordate, le abbiamo fatte anche queste qui in una diretta di qualche giorno fa. Le margherite, quando le abbiamo fatte? Ti prego, Gina Bucci o qualcuno che mi aiuti. Le margherite, non mi ricordo quando le abbiamo fatte. Comunque, le margherite. Ah, le margherite sono in un kit che si chiama Voglia di Primavera. Le abbiamo proposte insieme ai mughetti. Grazie, 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 grazie Patrizia per tutte le gentilezze che mi scrivete e che mi dite. Io sono sempre felicissima quando voi siete contente. Allora, ragazze, io qui ho la margherita da inserire. Mi fa piacere inserire la margherita. Ho un po' visto dove c'era magari un piccolo vuotino e l'ho messa. Voi direte: ma perché stai a fare tutti quei nodi? Potevi legare insieme sia il ramo che la margherita. Questo è anche vero, ma sono convinta che per voi. Ma il tutorial per fare i calici di quelli. Sì, allora il tutorial per fare i calici è il video corso 2020. Ed è in vendita sul sito, però appunto questa è una riduzione di quel tutorial, perché in base a quel tutorial noi poi abbiamo fatto tante tante modifiche nel tempo, in modo tale da poter sfruttare, insomma, anche tanti altri modelli. Adesso qua, vabbè, io non vi voglio neanche annoiare, qui c'è un'altra margherita, la posso anche mettere, diciamo così, da questa parte. Gli diamo una legatina, così siamo più tranquilli che non lo perdiamo per la strada. Lo leghiamo. Dopo, ragazze, dove io ho legato, dove avete legato, voi potete mettere una fogliolina, potete mettere qualsiasi cosa, oppure anche niente, insomma, non è, queste legature fatte con la licra non sono brutte, diciamo così, da vedere. Ecco qua, basta che voi tagliate raso raso i laccetti. Ecco, questo è il tutorial del il tutorial, è la costruzione, diciamo così, della
della struttura per mettere questo uovo, che adesso sarebbe proprio bello che non ci stesse, perché ci potrebbe anche stare fra le varie disgrazie anche questa. Allora, aspetta, intanto che lo mettiamo dritto e mi devo mettere da davanti, eccolo qua. Allora, lo posizioniamo dritto. Ecco, per esempio, questo è troppo ovale, ma appunto proprio per questa cosa che vi dicevo che è possibile, ecco qua, far delle modifiche fino all'ultimo momento. Ecco qua, adesso vi giro l'uovo, vi giro i fiorellini. Ecco qua. E questo è l'ultimo uovo della collezione, diciamo. Ecco qua. Questo è l'ultimo uovo che noi abbiamo fatto. Qui c'è quello giallo. Questo è quello azzurro e questo è quello rosa. Diciamo che è possibile, ingrandendo o rimpicciolendo il nostro cerchio, farlo più grande, più piccolo, più alto, più basso, anche per dare, se avete piacere, un po' di movimento alle uova, in modo che uno sia più alto, uno sia più basso, così. Ed è un'idea che mi pare carino darvi, giusto perché appunto le uova sono così particolari ed è bello appunto che abbiano una loro presentazione che non sia appunto il cerchietto così di polistirolo che è un po' tristolino, diciamo così. Quindi sì, mi fa piacere, insomma, se sono riuscita con questa breve, appunto, questo breve tutorial, insomma, a insegnarvi una cosa nuova. E voi vedete che, per esempio, la struttura di questo uovo, siccome l'abbiamo fatta così in diretta, è leggermente più larga. Cioè non cambia niente, i cerchi erano solamente un po' più larghi, ma non si fa che stringerlo, stringendo i cerchi si alza l'uovo, perché insomma la misura dell'alluminio è quella e quindi insomma, cioè, in un modo o in un altro o stringiamo e allunghiamo o allarghiamo e abbassiamo, insomma, ecco, poi là è una questione proprio solamente così di gusto personale, insomma, ecco. E io adesso vi faccio rivedere un attimo diciamo così, i kit di queste uova in modo che voi vi possiate fare un'idea appunto di come sono lavorate, allora, di come sono strutturate. Allora, no, il rosa. Allora, nel kit voi trovate tutto per fare l'uovo, non per fare la struttura. La struttura avete bisogno di acquistare a parte il materiale che vi serve in base a quello che voi volete. Allora, nel kit trovate un uovo di 15 centimetri di altezza, quindi diciamo che è un bell'uovo. Trovate il tubolare per rivestire l'uovo, quindi basta solamente che infiliate il vestitino all'ovetto e lo chiudiate con qualche punto sopra e qualche punto sotto, e quindi questo è un lavoro che potrei tranquillamente consigliare anche a una principiante, insomma, perché questo è proprio un lavoro molto semplice. Ci sono tre tonalità di colore a seconda dell'uovo che noi andiamo a scegliere, del colore che andiamo a scegliere. Questo per esempio è denominato rosa, perché insomma altro colore non mi veniva da dire. Il rosa è l'equivalente di 36 centimetri di velluto. Dopodiché abbiamo un bel sacchettone di perline e un bel sacchettone di come si dice, di chiodini, che sono quelli che mi aiuteranno a confezionare l'uovo. Quello che vi volevo dire è che le spiegazioni sono sul videocorso dell'Ortensia. Le spiegazioni non sono: amore, chi c'è qua? Ciao amore, ciao Nini. Avevo già lavato il viso questa mattina, ma non importa, mi fa sempre piacere avere una ripassata, così sono sicura di essere a posto per le mie amiche.
Allora, io sono amore. Allora, andiamo avanti perché io mi sono anche messa il rossetto oggi per essere a posto. Allora, volevo dirvi che la spiegazione per questo uovo non trovate, non trovate sul videocorso la spiegazione l'uovo di Pasqua. Trovate la spiegazione per fare o una collana con l'ortensia o un ramo con l'ortensia. Nel ramo con dove imparate a fare l'ortensia come l'ho fatta io. Se volete avvicinarvi il più possibile a come è fatto l'uovo, dovete partire dallo spunto della collana con l'ortensia, che è spiegata appunto nel videocorso. Poi sostituite al ferretto, sostituite il chiodino. Ok? Ecco, è veramente molto molto semplice. E vi riempirà di soddisfazione perché è decisamente molto carino. Allora, questo è il nostro kit per quanto riguarda il nostro uovo rosa, di cui abbiamo costruito in diretta la struttura di partenza. Allora, andiamo all'uovo giallo. Questo è l'uovo giallo, anzi, bisogna per la precisione, è l'uovo senape. L'uovo senape che è qui accompagnato dal suo kit, che ha sempre le cose che vi dicevo, uovo, poi al suo tubolare, dopodiché ha i suoi tre colori, tre pezzi da 12 centimetri di sangria. Di color ruggine, adesso sentite che ho il suggeritore, il ruggine che il velluto non sta mai fermo, guarda una roba pazzesca, il ruggine e il senape. Ecco, questi tre colori sono quelli che io ho utilizzato per fare il mio uovo giallo, poi naturalmente palline e palline e chiodini. Allora, che dire? La struttura è fatta con i calici piccolini, i calici spiegati nel videocorso, nel videocatalogo 2020, solo rimpiccioliti, invece che 3,5 palline da 2 e quindi molto più piccolini. Addirittura le corolle sopra ho imparato a farle col velluto senza cambiare tessuto, andare a prendere tessuti cioè senza andare a prendere e aggiungere la licra. Ecco qua. E questo è il nostro uovo giallo. Adesso in ultima vi propongo l'uovo azzurro, caricato nei colori non c'è, non è disponibile, caricato nei colori non c'è, non è disponibile. Allora, un attimo che chiamiamo l'esperta. Allora, no, l'uso lo trovi sul sito. Ah, perché no, rispondi Caterina, perché io ho perso il film. Allora, caricato nei colori non c'è, non è disponibile. Allora, i colori della nuova collezione vengono caricati tra poche settimane quando viene caricata la nuova collezione. Ma anche i nuovi colori? Poi il petrolio, il carta da zucchero, l'arancio. Sì, sarà. Sì. Dimmi, c'è una piccola Non sono incomprensione ancora caricati familiare. perché sono Non quelli sono della ancora nuova caricati, sono quelli collezione. della nuova collezione che allora adesso vi dico verranno caricati fra un paio di settimane quando uscirà il nuovo videocatalogo con la raccolta di tutti quanti i lavori della primavera. Ecco, risolto il problema familiare. Allora, adesso qui abbiamo l'azzurro ultimo. Ecco qua, qui l'uovo per esempio è già stato rivestito con
col tubolare, un tubolare verdino, verdino chiaro. Non ce l'ho Ecco, perché Gina Bucci mi dà una mano. Grazie di esistere. Allora, questo è appunto la raccolta di questi tre colori che sono lo smeraldo, il carta da zucchero e il blu. Ecco, questi tre colori sono quelli che io ho utilizzato per fare il mio uovo di Pasqua. Qui ci sono naturalmente chiodini e palline e perline per il nostro lavoro. Le istruzioni le trovate nel videocorso Voglia di Ortensie, forse, no? Ripeti per favore, i colori dell'uovo rosa, grazie. Allora, l'uovo rosa ha il rosa, il rosa antico e il sangria. Questi sono i tre colori. Ecco, questi invece sono i tre colori che ricordano, diciamo così, più il mare. Però sono colori appunto molto vivaci che per la primavera vanno molto bene. Qui ugualmente abbiamo fatto la nostra struttura che ci sorregge l'uovo, l'abbiamo fatta sempre appunto con questo calice più piccolino, utilizzando il colore blu e il colore carta da zucchero. Ecco qua. E adesso è arrivata anche la delinquente. Questa è una delinquente perché mi ha mangiato gli occhiali, quindi io sono rimasta praticamente con gli occhiali con una lente sola. Quindi ditemi voi se una fioraia può lavorare con un occhiale senza una lente. Adesso ditemi voi, insomma, comunque insomma va bene, tutti dicono che è un cucciolo e prima o poi anche crescerà anche lui, insomma. Ecco. Io penso di avervi dato tutte quelle che possono essere le indicazioni per rendere più gioiosa la vostra tavola di Pasqua. Il mio obiettivo è sempre quello di... ecco, la Penny ha perso un dente in diretta. Adesso voi mi dovete spiegare se è possibile fare una diretta dove il cane perde il dente in diretta. Lo mettiamo alla cosa, lo metteremo alla formica e finalmente avremo dei denti normali, un po' meno aguzzi di quelli da latte che sono terribili. Ecco, allora. Vi volevo appunto dire che con il vostro videocorso che avete acquistato poi in tantissime potete fare il vostro uovo di Pasqua e preparare insomma ecco, il vostro centro tavola pasquale. Cosa mi chiedono potresti dare un'idea per il portachiavi? Sinceramente mi prendi veramente alla sprovvista perché il portachiavi potresti fare un mazzolino, diciamo così, con le ortensie. L'uovo è alto 15 centimetri, un'altra domanda che mi viene fatta. Poi un attimo fa mi è stato chiesto qualche cosa per la collana, però se è andata sulla la domanda e non la vedo più, non lo so se si possa un po' tornare giù. Prova a vedere, abbassare, vedere se si abbassa un attimo. No, non è. Ecco così, nemmeno, niente. C'era una domanda che mi veniva fatta, eccola qua. Niente. No, niente, c'era una domanda che è andata persa che mi chiedevano, vabbè, ragazze, io adesso non vi voglio più tediare. Se avete delle domande, magari me le fate in posta privata su Facebook. No, adesso arriva Mozart, ma questo spero che non perda anche lui i denti, perché insomma altrimenti diventerebbe veramente imbarazzante, perché i denti di Mozart, insomma, non sono certo simpatici come i dentini della Penny. Io non posso resistere a questo saluto fatto con la sdentata. Eccola qui, eccola qui. Dobbiamo togliere tutto quanto perché altrimenti lei mangia tutto. Ecco qua. Allora ragazze, io intanto vi saluto, vi do appuntamento a sabato prossimo con i ragazzi dello zoo di Berlino, perché qua ormai è peggio di uno zoo. Questa è veramente una
una cagnolina, eccola qua, che era tanto bellina e piccolina quando l'abbiamo presa, adesso è diventata veramente una delinquente e quasi pronta da riformatorio, ha mangiato gli occhiali della fioraia, che non so se voi vi rendete conto anche proprio solamente, no, ecco, prendetevi il vostro cane per piacere. E con questo vi mando i miei saluti, vi bacio tutte quante e ci vediamo la settimana prossima. Ciao, ciao a tutte! Si spegne o si aspetta Pasqua?